Öcalan sta scontando la pena nel carcere di massima sicurezza di Imrali. La notizia dell'arresto di Öcalan passa di bocca in bocca, è un tam-tam. Sono milioni i curdi che vivono sparsi per il mondo, molti di loro sono del PKK. Così da Londra a Mosca e poi Parigi, L'Aia, Zurigo, Marsiglia, le capitali e le maggiori città europee sono attraversate dalla protesta. Si ritrovano davanti alle ambasciate greche perché greci sono secondo loro quelli che hanno tradito Apo Öcalan, lo zio. Parlano, urlano, imprecano, scatta la disperazione collettiva. Iniziano a rincorrersi le notizie di curdi che si danno fuoco per protesta. Eccoli, un uomo, ieri i suoi amici cercano di salvarlo, poi un giovane detenuto in un carcere turco, una ragazza di 25 anni a Londra è stata salvata dalla polizia. Darsi fuoco è l'estrema forma di protesta, sono le immagini di una disperazione che va oltre ogni limite. Una disperazione che si tradurrà in una nuova lotta. I curdi hanno già minacciato i turchi, la rivolta sta per cominciare.